Xiaomi è arrivata in Italia. Che cosa cambia a noi normalissimi utilizzatori di Gearbest? Beh, è molto semplice. C'è uno store fisico, adesso non gliene frega niente a nessuno. Nel 2018 chi cacchio è che va gli store fisici? Dal punto di vista smartphone hanno presentato ufficialmente in Italia il Mi Mix 2S e il Redmi Note 5, che sono rispettivamente il miglior top di gamma e il miglior medio gamma che hanno, diciamo così. Certamente porteranno qui tutta la linea in futuro e pian piano, però per adesso ci dobbiamo ciucciare questi. In realtà sono contento che non abbiano portato il Redmi 5, il Redmi 5 Plus, ma come cavolo si chiamano, ma abbiano portato il Note, perché è veramente un gran telefono. Congiunge tutto il meglio dei medio gamma Xiaomi, quindi processore performante, tanta batteria, materiali discreti e soprattutto il software MIUI, con anche una batteria pensata, perché sapete Xiaomi ha aperto un suo reparto, da quel che ho capito già tempo fa, dedicato alle loro fotocamere, e questo ha funzionato molto bene. L'abbiamo visto sul Mi Mix 2S, l'abbiamo visto sul Mi Note 3 e l'abbiamo visto anche su questo Redmi Note 5. Niente, si chiama solo così. Ha dei prezzi che veramente sono concorrenziali rispetto ai cinesi, perché con 499 euro vi portate a casa il Mi Mix 2S 464 o 664, insomma quello da 64 GB di memoria, e con 100 euro in più quello con 128 GB di memoria. E c'è anche Redmi Note 5 a 199 euro e 249 euro rispettivamente, appunto alla memoria 332 e 464, che sono prezzi veramente molto concorrenziali rispetto a quelli che vedete su Gearbest. Se non sono gli stessi, ci vanno molto vicini, però aggiungono il plus di un'assistenza italiana, che poi è che questo quello che ci interessa di più. Da quando sono arrivati in Italia c'è anche l'assistenza, mi pare si siano messi d'accordo con oltre 200 centri di assistenza, quindi non è che saranno tutti targati Xiaomi, però si appoggiano a quelli e voi gli mandate dal telefono a riparare sostanzialmente, quindi non dovete più fare strane assistenze con siti che poi lo comprano dalla Cina, lo riparano loro, oppure rispedirlo in Cina, perché quando comprerete un telefono Xiaomi qui sarà italiano, con la ROM quindi in italiano, avrete i servizi Google, avrete la banda 20, sì, quelli con la Wind, che vogliono il 4G lento, e tutto quello insomma che ci si aspetta da un telefono venduto qui, quindi anche l'assistenza di 2 anni, la garanzia o quel che è. Non credo proprio che se voi andrete a prendere un telefono dalla Cina, tipo Gearbest, lo portate qui, ci mettete una ROM Global, oppure vabbè ce la mettono anche loro, e loro ve lo accettino nel loro centro assistenza, cioè no, non penso proprio, anche perché se cominciano a portare qui tutta la gamma di prodotti non avrà più senso andare fin là. Altro problema che mi sono posto: venderanno anche online? La risposta è sì. Sono già in partner tipo con, da quel che ho visto io, MediaWorld, Carrefour, Amazon, già per quello si possono comprare i prodotti ufficiali da lì. Inoltre apriranno anche Mi.com, che è il sito ufficiale di Xiaomi però per l'Italia, quindi di sicuro ci sarà modo di acquistarli online, perché appunto è quello che ci interessa alla fine, non è che uno si gode a parte fare un giretto nel negozio fisico. Vabbè, per quanto riguarda me è una notizia abbastanza interessante. So che Xiaomi presenterà il Mi 8 e Mi 8 SE o Mi 7, Mi 7 Plus o il cavolo che volete a fine maggio, ed è un telefono che guardo con molto interesse, perché è uscito il OnePlus 6, non è che mi abbia convinto del tutto, perché costa parecchio, diciamo, quindi quell'opzione lì per adesso è un attimo in pausa. Vediamo cosa offre Xiaomi e ponderiamo la scelta. Sembra che sarà un concentrato di tutte le tecnologie esistenti sul pianeta ad un prezzo inferiore a 400 euro. E poi sarà dual sim, che è poi il motivo principale per cui lo prendo. E se vi starate chiedendo perché è da un mese che non faccio video, beh, è per questo. Se vedevo!